pitagorico di Crotone, Alcmeone, fu effettivamente un pitagorico sui generis, come anche lo tratteggia Aristotele nella Metafisica, il quale Aristotele lo presenta a tutti gli effetti come un pitagorico particolare, meno rigoroso rispetto agli altri. Alcmeone ebbe la prerogativa di essere filosofo e medico insieme e di occuparsi, come largamente in uso presso i pitagorici, della polis da un punto di vista che diremmo oggi è scientifico, ma non prettamente matematico, come era nei restanti pitagorici, bensì di tipo specificamente medico, perché Alcmeone di professione era anzitutto un medico. Ora, a questo riguardo bisogna rammemorare, come abbiamo fatto nel nostro studio Minima Mercatalia, Filosofia e Capitalismo, il fatto che i pitagorici, contrariamente alla communis opinio contemporanea che tende a presentarli come semplici matematici puri, erano filosofi della polis radicati a Crotone, come già abbiamo detto, e che cercavano mediante l'aritmos, il numero, di individuare l'archè, il principio di tutte le cose, ossia quel principio primo in grado di garantire l'ordine all'interno della polis, ciò che è ben espresso peraltro nel lemma greco che dice il principio inteso come il cominciamento di tutte le cose, ma anche il principio inteso come l'ordine. E quindi anche come l'ordine politico che comanda e presiede all'andamento delle cose, archè in greco. I pitagorici individuano siffatto principio, siffatta archè nel numero, nell'aritmos, che è essenzialmente l'idea di un equilibrio tra le cose, di una giusta proporzione, e cercano non per caso la giusta proporzione in ogni ambito della geometria del vivere sociale e politico. La loro idea fondamentale è che solo mediante una giusta determinazione delle proporzioni sociali, mediante l'aritmos, appunto, il numero, sia possibile una polis equa e giusta. Ecco perché i pitagorici insistono abbondantemente sulla misura, sull'idea di peras, di giusto limite, di misura contro l'aperon, la dismisura, e lo stesso Aristotele a ricordarcelo nella metafisica. Ecco perché i pitagorici dichiarano guerra alla vicina Sibari, che, come ancora dice la lingua italiana, è l'emblema della dissolutezza e della mancanza della giusta misura. Ecco perché Alcmeone di Crotone cerca una propria particolare via verso il numero, verso la giusta misura, da un punto di vista, come ricordavo poc'anzi, che è medico e filosofico-politico insieme. I pitagorici e Alcmeone non sono semplici matematici astratti, sono al contrario quelli che i greci direbbero nomoteti, cioè danno legge alla loro polis, pensano politicamente, concepiscono la filosofia e il pensiero in chiave politica. Pensano appunto all'interno della cornice concretissima della loro polis, Crotone nella fattispecie. Ebbene, Alcmeone, che era un medico, individua l'eguaglianza della legge, isonomia in greco, come fondamento della giusta polis. Alcmeone istituisce a tal riguardo una forma di, potremmo chiamarla, di similitudine o, se si preferisce, di uguaglianza astratta fra il corpo umano e la polis. Il corpo umano funziona dal punto di vista di Alcmeone in maniera non dissimile rispetto alla polis. E come la salute all'interno del corpo umano è raggiunta mediante l'isonomia, ossia l'eguale valore di tutti gli organi, il corpo sano è quello in cui tutti gli organi funzionano senza che alcuno di essi prenda il sopravvento sugli altri. Analogamente, la giusta polis è quella in cui tutte le parti sociali acquisiscono un giusto riconoscimento e nessuna di esse
prende il sopravvento sulle altre. Da questo punto di vista, la giusta polis è per Alcmeone quella democratica, in cui vige un'uguaglianza e una pari dignità fra le parti, proprio come il corpo stesso degli uomini è intrinsecamente democratico, se vogliamo dire così, è quello in cui la salute si raggiunge mediante un giusto riconoscimento di tutte le parti nella loro funzione specifica. Viceversa, la polis ingiusta, la polis retta da uno statuto iniquo, è quella in cui una parte prende il sopravvento sulle altre. Abbiamo allora la degenerazione della democrazia in tirannide nell'ambito politico, proprio come abbiamo nel corpo umano la degenerazione della salute in malattia, quando un organo si ammala e per così dire prende il sopravvento sugli altri, spiega Alcmeone. La vera democrazia è quella in cui tutte le parti hanno pari dignità, proprio come la vera salute nel corpo umano è quella in cui tutti gli organi svolgono appieno la propria funzione senza che alcuno di essi conquisti un primato e si imponga su tutti gli altri. Questo è il modo di pensare nell'essenziale di Alcmeone, che ha il merito di valorizzare il punto di vista della isonomia, dell'uguaglianza delle leggi e quindi delle parti, contro la tendenza dispotica a far prevalere una parte sulle altre. È interessante questa analogia di tipo medico che impiega l'antico Alcmeone di Crotone, perché ci permette di ragionare in maniera analogica, muovendoci liberamente fra il corpo umano come in salute perché retto dall'eguaglianza delle parti e analogicamente il corpo della polis che gode di buona salute quando tutte le parti godono del loro pieno riconoscimento, laddove la malattia del corpo politico e sociale si ha quando una parte prevalga sulle altre. Questo è il modus operandi di Alcmeone, pitagorico sui generis, ricorda Aristotele, ma che ha il merito di pensare in forma radicale la giusta misura pitagorica, declinandola come democrazia, quindi radicalizzando il punto di vista dei pitagorici.